A 24 anni di distanza dalla sua morte c'è chi non dimentica Pierpaolo Pasolini. Questa mattina all'Idroscalo una cerimonia in contemporanea con 5 continenti. All'alba del 2 novembre 1975 qui all'Idroscalo veniva trovato il corpo di un uomo. Sembrava un sacco di stracci, disse una testimone oculare, un corpo martorizzato, il volto fracassato da alcune bastonate, il corpo straziato dalle ruote di un'automobile. Così finiva la vita di Pierpaolo Pasolini per mano di un giovane, allora 17enne. Una cerimonia per non dimenticare Pierpaolo Pasolini, una cerimonia che si ripete ormai da 24 anni. Lei è una delle persone che forse ogni anno più di tutti tenta di mantenerne vivo il ricordo. Perché? Perché Pasolini, al di là dell'aspetto gay, che è quello che a me ovviamente interessa di più in quanto storico di questo argomento, al di là dell'aspetto gay era una figura universale, universale dal punto di vista culturale, intellettuale, sessuale, tutto, perché ha trattato tutti gli argomenti della sua epoca, perciò ricordare Pasolini 24 anni dopo la sua morte significa ricordarsi che determinate espressioni come il palazzo, determinati concetti, la contestazione del sistema viene dai suoi scritti.